amici e benvenuti e bentornati in questa nuova fottuta notte horror con... The Mortuary Assistant. Cioè? L'assistente mortuario del mortaccione. Del mortaccione. Ecco. Come al solito io sono Amorrusi, qui con me... Matreus. Detto l'assistente... L'assistente del mortuario. No, l'assistente... Di Amorrouge che sta giocando l'assistente del cioè è tutto un cioè lui è l'assistente del mio assistente che assisto quell'altro. Però sta piovendo adesso. Andiamo avanti. Mi raccomando, come al solito, supportate questa serie, mi piace, like, commento, sapete già. Instant Gaming in descrizione. Oh. Siamo qua. Ok, allora, ricordiamo innanzitutto c'è un posto dove ti dici, innanzitutto mi ricordo i tasti, io ti dico Matrix. Sì. C'è un posto dove ti dice le missioni che è da fare, no? Ce le hai. Però ci aveva chiamato quel questo qui. Da sole. Ma lì c'è qualcuno, Ma veramente? Sì, avvicinati. E sta chiamando al telefono. È che al telefono. Mr. Dower, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Cioè, sono normali la maggior parte degli altri? Ho scritto così. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ma che cavolo è quello lì? Ma è lui allora? Lui, insane. Ti ha detto ti riaprirò. Okay. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Just... A lei pensa che sia nonnismo, cioè il fatto che lui la prenda in giro o qualcosa. Ok, allora, attenzione. Matres, cosa è successo? Un casino. Allora, qua c'è da cicciare qua Rebecca. Ma cos'è sto qua? Un mattone? Ma no, è una sono i fogli. Ah, è una scatola? A me sembrano dei fogli. Sembra una scatola. È una scatola. Sembravano dei fogli. Allora, chiave dell'atrio. Tingete. Vecchia chiave. Tingete. Registratore a nastro. Tingete. Indietro. A posto. Poi lavoriamo. Ha detto di lavorare normalmente. Noi lavoriamo. Dove è il bussolotti qua? Oh? Fusibile. Però non sappiamo che è lì. Sappiamo i fusibili qui. Qua vuoto. Qua c'è una cartelletta. Ce ne frega niente. Due cartellette. Qua blocco. Ce ne frega niente. Questo niente. Qua? Dove dobbiamo mettere le robe. Qua niente. Qua il cesso, qua. L'ho posto il cesso? Beh. Qua siamo noi. I fusibili. Abbiamo già scoperto delle cose che forse non dovevamo sapere. Ah, qua serve la chiave. La chiave. No, sarà questa. Tasto destro. Che cavolo tutte le volte. Chiave dell'atrio. Ai. In faccia. Fucking quitting tomorrow. Who does something like this? Io Matrei c'ho paura, perché secondo me qua appare qualcuno da qualche parte. Se guardi forse la finestra sotto la puoi aprire. Sì, ma è chiusa. Tutto è chiusa. Qua? No, lascia acceso. Ancora sto telefono. Andiamo. Vamo. Alright, listen carefully. Ma come fa a sapere che era entrato nella stanza? Extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name.
bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. Ma potrebbe essere già manipolato adesso il telefono, per quanto ne sappiamo. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. Ah, mi piace una cosa, eh. Adesso le parla, infatti ne parlerà. Whatever. Just be the professional one. Grab a body and get started. Oh, mi piace una cosa. Sì. E lui ha detto, via telefono ha detto, prendi quel robo lì che è nell'armadio là. E che sono esattamente le indicazioni che ti dà Brainstar mentre giochi. Ma guarda là, vai su di lì, che non si capisce lui dove stia guardando. Beh, effettivamente, quando l'ho provato una volta ci è voluto un bel po' per scoprire dov'è l'armadio. Ma adesso ci darà una mano. Una piccola audiocassetta con l'etichetta sistema per il turno di notte. Ah, la devi prendere con la E. Ah, giusto. Ok. The Night Shift Database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Quindi, fammi capire un attimo. Noi abbiamo il tizio là, lo prendiamo, c'è il demone, lo cicchiamo dentro il corpo e bruciamo tutto. No. Dobbiamo dire il nome del demone. No, vabbè, adesso vediamo. Il demone ha posseduto uno dei corpi, in teoria. Ok. Un'altra cassetta. Sì. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Va bene. Il libro di Tifone, conversioni. Tifone cammina tra i suoi discepoli, così parlò. Colui che non accoglie veramente. Ma noi con i passi del. Però non ci interessa. Diciamo, poi non so, magari ci interessa. Lui allora parlava del blocco dove? Lui nel blocco di là, però aveva detto anche che c'era la chiavetta con il badge con dietro la password. Il badge? Aspetta, ma calma, adesso andiamo prima una roba. Una cosa, questo. Ah no, questo cos'è? Il sapone, no? Cos'è? Il badge dovrebbe essere. E sarà qua il badge? No. No, vabbè, chi se ne fa? Il blocco qui è questo. Dovrebbe esserci. Ok, si può utilizzare per monitorare lo stato di avanzamento e la possessione. Ok, quindi ad esempio non c'è più. Ah, è lassù. Dov'è? Ah, qua. Credo sia poco. Poco, ok. Vabbè, più abbiamo scarabocchi, più. Vabbè. No, mi sta venendo il dubbio che a questo punto qua, tipo, noi potremmo fare così e così. Però ci abbiamo spazi limitati. Beh, abbiamo ancora gli spazi. Quando inizia a fare. Vabbè, ma l'intervento, vabbè, prendere questo è.
Biglietti da visita del signor Delver. Pompe funebri. Pietra niente. Pietra niente. Forse mancava un fusibile. Ah, dici? Fusibile. Eccola lì. Si sa mai. Ok, va bene, allora dobbiamo trovare blocco note, se l'abbiamo trovato, dobbiamo trovare il badge lì. Badge. Caffè, vuoi il caffè? No. Qua è chiuso, ci hanno chiuso dentro. Dobbiamo trovare il badge. Oh, abbiamo sbloccato un achievement per aver tirato il vaso rosa, rosso. Rosa. Il badge sarà di qua, dove cacchio sarà il badge? Sarà? Sì, ma non mi suggerire, Matresi. No, è difficile. Sarà qua, qua è difficile. Sarà il badge lavorativo del... Sì, ha prodotto i cassetti. Il badge lavorativo del signor Delver per il recupero dei corpi presso gli ospedali locali. Acceso completo, Raymond Delver. Che tante. Ma la password? La password. 40 99 15. Whatever. Mi sa che prima dobbiamo whatever. Iniziare. Just prendiamo un corpo. And get started. Ok. Ma che corpo prendiamo? A caso? Qual è il corpo da prendere? Perché sono tre. A caso? Il demone può essere in uno di questi tre. A caso? Sì. Vabbè, io prenderei questo. Cooler qua. Ah, aspetta, Cooler, stai lì un attimo, che mi sono sbagliato. Devo prendere questo. Più da vicino. A me il fatto che devi star giù così, cavi della barca. Ho cambiato il fusibile, non facciamo scherzi, Matreus. Un casino. Devi girare tanto il mouse. Matreus, devi girare tanto il mouse. Non controlli un attimino un po' più... Un dritto? Sì. Ah, non serve... È questo! Essere preciso! È questo! Allora. Fammi vedere sto Cooler qua. Jürgen Cooler. Non riesco a prenderlo, Matreus! Sposta qui. Sposta meglio la barella. Non serve se è preciso, non serve. Tanto no. Dai, questo non ci può avere. Ha aperto gli occhi, no? È inquietante, effettivamente. Sì, ma questo tizio non può avere il demone. Dai, guarda che faccia che c'ha. Appunto per la faccia io ti potrei dire. Dici? Ma secondo me gli altri potrebbero essere peggio. Comunque, mettiamo qua. All right, let's check you out. Allora, adesso ci bisogna fare il check del corpo, che mi ricordo, sì. Giusto? Prima però bisogna prendere la cartella. Devo prendere la cartella, qua. Ecco. Ok, allora, una cartella per conservare i moduli e tenere tracce delle mansioni funebri, ok. Va bene. Cartella. Per tirarla fuori. Ah, o così. Ok, allora, età 70 anni, e qua è Jake Cooler, che io chiamerò Jürgen Cooler, come un calciatore famoso. Allora, inizio, ma io volevo vedere la faccia io. Vabbè. Prima. Io voglio prima vedere la faccia, prima di tutto la faccia. Pizza! Hello? Ok, mi sa che abbiamo beccato proprio quello. New job. I'm getting out of here. Beh, io adesso io mi aspetto che la porta sia chiusa. Ma no, è aperta. How long I went to school? New career path. Fuck this. Andiamo pianissimo. No. Maybe everything's fine. Io provo ad andare, ma è chiusa la porta. What? No, I just I'm just seeing things. I just need to get back to work. Dobbiamo
It's fine. Ok, adesso via. E ti lascio pure la porta aperta. Via. Cioè, oh, you're kidding me. I can't believe him. What am I doing? This is ridiculous. Beh, che è Jurgen Kohler quello. It's my fucking fault. Get back to work. Niente, possiamo fare al lavoro. Per forza. We have a choice. I'm stuck here. Fuck. Allora, via. Jurgen Kohler m'hai scassato. Allora, iniziamo. Faccia. Mo ti ruoto di qua e ti ruoto di qua. Qua c'è già qualcosa, Scrivere. Qua le orecchie sono pulite. Buona, via. Adesso mai rotto. Jurgen Kohler. Allora, è qua. Poi, qua c'è qualcosa? Non mi pare. Ruota. Qua, sì. Ok, via. Poi, via qua, più avanti. Manina, la manina. Manina. Cos'è che c'è tutti? Cosa sono? Bubboni? Cos'è che sono quei cosi lì? Se premi spazio. Ah, giustamente. Cheratolisi. Cos'è sta cheratolisi? Non sono pronto di... Non sono pronto, Matres. Cos'è la cheratolisi? Ruota. E questo l'avevamo già segnato. Poi, la manina qua, il braccino con la manina. Ruota. Cos'è? Gli ha spento la cicca addosso. Si è autospento la cicca la sigaretta, Vediamo cos'è. Neo. Ma cos'è un neo così? Sì. Ah. Allora. Piedi. Qua c'è qualcosa. Qua c'è anche puzza, vedi? Sì, puzza però, vedi che c'è... Sì, anche gli altri fanno un po' di puzza. Puzza? È ottimo. È stato graffiato però. There we go. Poi è stato graffiato, cos'è? Abrasione leggera, no? Abrasione un cavolo, è stato graffiato. Ora dobbiamo metterli su. Tutto sul computer. La password ce la ricordiamo, la mette da solo. Facciamo... Tu cos'è turno di notte? Qua serve la password. C'è Eva. Un cassetto l'abbiamo lasciato. No, adesso devo girare. Aspettate, 40-99-15. Rido per non piangere. Ho paura, però. 40-99-15. 40-99-15. Ok. Allora, qua c'è il database, ma però non ci interessa, penso. Però qua dice, questo database raccoglie tutte le mie scoperte relative a come scacciare i demoni anelanti, oltre che alla storia del mondo demoniaco e agli strumenti scoperti nel corso delle mie ricerche. Anni di viaggio, di studi e frammenti reliquie sono stati archiviati qui. La barra di navigazione in alto a destra conduce alle seguenti sottosezioni. Storia. Bello, è Netscape questo. Sai perché è NS? Netscape è un browser quando c'era Internet Explorer 1 o 2. Che ne sai, te? Ma che ne sai? Collezione della storia demoniaca. Lingua, vabbè, ma dobbiamo leggerli? Secondo me ci aiutano. Okay, sì, ma tutti. Identificare il demone. Sigilli dei demoni. Oh, quello c'aveva i piedi con sto robo qua, più o meno. Questo. Strumenti per l'epurazione. Vabbè, allora, qua... Ragazzi, qui c'è un po' di roba. Allora, fin da quando sono entrato in contatto per la prima volta con le entità demoniache, ho dedicato la mia vita alla ricerca di tutti i mezzi possibili per sventare i loro tentativi di possessione. Il mio viaggio mi ha portato in ogni angolo del mondo in cerca di risposte. Non ho trovato alcuna religione particolare che abbia una piena comprensione della sfera demoniaca. Sebbene alcuni frammenti siano chiari nelle varie interpretazioni, rimangono molte inattese e misteri.
Inesattezze. Inesattezze, infatti dicevo. Ho raccolto ciò che ho trovato esaminando vari archivi e le reliquie. Niente di tutto ciò è fondamentale per scacciare è un demone, ma tale conoscenza può comunque risultare utile. Lingua recuperata. Sì, ma c'è tutta sta roba. Testi e lingua eteniana. L'eteniano è una lingua morta da tempo, che pare sia andata perduta con l'incendio della biblioteca di Alessandria. Solo un pugno di scribi religiosi conosceva la scrittura eteniana e sapeva parlare questa lingua. Dopo l'incendio, le poche conoscenze rimaste sono state trascritte e nascoste per garantirne la sicurezza. La credenza più diffusa è che questa lingua, definita anche lingua eterea, sia il mezzo attraverso il quale gli angeli comunicano con l'umanità. Solo a pochi eletti è stato concesso di accedere ai documenti rimanenti. L'eteniano è antaino, che è l'eteniano demoniaco. L'esilio di Satana dal paradiso e il suo odio nei confronti di Dio ha condotto alla creazione, formate alcune parole. Di seguito sono riportate le registrazioni che sono riuscito a ottenere dall'entità pronunciato dalle bocche dei defunti e le loro traduzioni. Quindi qua ci sono dei vocaboli, diciamo. Sì, però, okay. Vabbè. E poi qua. Questo ha detto: verrò il tuo sangue, Koseim, questo qua, che io non pronuncerò. Grav prega in nome mio. Temi l'arrivo della mia casa. Va bene. E va. Torniamo alla homepage. Qua si parla di teste e lingue. Ah, però forse la storia non... L'identificazione potrebbe tornarci comodo. Forse storia del demoniaco ce ne frega poco. Diamo un'occhiata veloce, giusto per... Qua c'è la sale dell'inferno. Il marchio dei tre. Il marchio dei tre, la mano del diavolo, tiene le dita in alto ed è circondata dall'iconografia di diverse... Oh, questo poi non penso che sia una grossa... Il salasso quartario... il sangue veniva drenato finché l'accusato non si indeboliva. Ah, ecco, vedi, è legato poi alle cose. Sì. Quel periodo lì. Tale debolezza veniva interpretata come segno che il corpo si stava liberando dal peso del peccato. No, gli stavi dissanguando. Il quantitativo ritenuto necessario appare circa un quarto di sangue del peccatore. Bla bla bla, vabbè. Ah, la voglio impagare la luce in sti giochi o tutte le volte? Le sale dell'inferno. No. Gli spiriti inferiori. Spiriti inferiori, cioè la donna in bianco, che non abbiamo visto, che è quella sempre nella finestra, tipica dei film horror. L'uomo ombra, che è tipico dei film horror. E l'imitatore, che è quello che compare dietro la finestra, che è parente di questo, praticamente. Posso dirlo? Tipico dei film horror. Tipico dei film horror. Indietro, ho sbagliato, non devo fare indietro. Forse indietro. E fino a qua abbiamo... visto un attimo, poi l'identificazione della presenza demoniaca. Stavo leggendo lì di fianco. Ah, processo per l'allontanamento. 1. Imbalsamare ogni cadavere con il reagente speciale in armadio. 2. Sì. Utilizzare le strisce rivelatrici contenute nell'armadio per cercare di far comparire i sigilli. Confrontare i sigilli demoniaci con i nomi dei demoni del database del tuo. Cioè, quindi escono i nomi dal corpo, sigilli, sì. E noi dobbiamo capire dal sigillo il nome. Sì. Prestare attenzione a eventuale attività demonica sui cadaveri, tipo quello che abbiamo visto. Ricordare che potrebbe essere necessario estrarre un cadavere già imbalsamato e ispezionare nuovamente in cerca di cambiamenti. Ah! Ma non dobbiamo bruciarlo. Posizionare il marchio sul cadavere che si ritiene contenere una presenza demoniaca. Bruciare il cadavere nel forno crematorio prima che la possessione sia completa. Ok. Vabbè, ma forse gli altri li leggiamo dopo. E te mi hai detto identificazione. Ah, no, va bene, va bene. Imparare il nome d'identità è un... Ok, qualsiasi dei corpi può essere manipolato. Se un cadavere sembra più attivo degli altri o si compaiono strani segni sulla pelle, tutto questo potrebbe essere sintomo di una presenza demoniaca. Tuttavia il demone fa sempre del suo meglio per confondere le acque. Va bene, comparsa di nuovi segni, movimenti improvvisi, ma quello si è mosso, movimenti ripetuti. Secondo me era di trama che si è mosso. Ah, quindi potevi mettere chiunque. Mm-mm. Quando è presente un'entità demoniaca sul tramite,
possono tramite sul corpo possono comparire segni con una presenza in precedenza. È importante esaminare più volte il cadavere. Ok, l'abbiamo capito. Poi qua c'è un cadavere affetto da una presenza demonica potrebbe avere movimenti improvvisi. Tali movimenti possono essere piccoli come la contrazione delle dita o più ampi, arrivando fino alla manipolazione dell'intero corpo. Qua abbiamo un video esplicativo del sto cavolo di professore che guarda il cassetto. Il cassetto dove c'è la... This is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can. Mi si è bloccato il timer. Ok, siamo mossi i piedi. Okay. Sto gioco deve essere tendenzialmente al feticismo, perché noto i piedi. Vabbè. Ok, quindi sappiamo come identificarlo. Netscape. Ok, perfetto. Poi qua abbiamo i sigilli dei nomi demoniaci, che però per ora non credo, e gli strumenti per contrastare le forze demoniache. Lo leggiamo dopo. Lo leggiamo dopo. Via. Vai, sistema di archiviazione. Allora, nome. Tac, età. Tac, vedi che adesso sono pronto. Testa. Top. Spalla destra. Ta, ta. Spalla sinistra. Ta, ta. Ta, 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 ta. Per sicurezza l'ho fatto. Gamba sinistra, niente. Spalla, l'ho già fatto. Braccio sinistro. Che okay. No. Ok. Braccio destro. Ah, devi farlo il contrario. Qua prima funziona. No, funziona, funziona come vuole lui. Questo è. Qual è quello dei tre? È il secondo, il questo. Secondo, sì, l'uomo nero. Faccio in via? Vai. Te da due? E dopo. Io ho paura. No. Indietro. Ok. Vabbè, ma sarà screensaver del. Sì. Già che questo mette sto posto qua, cioè, è veramente un pazzo. Need to file a copy up front. Ok, racconto imbalsamazione. Bla bla bla, lo sappiamo già. Dobbiamo portarlo là. Questo qua è Jürgen Kohler, ricordiamoci Jürgen Kohler, speriamo che non succeda niente nel mentre. Dov'è Jürgen Kohler? No, lo devi mettere. No, mettela a caso. Racconto, no. Reso conto. Vai. Balsamiamo. Chiudo perché non si sa mai, Chiudo. Ok, imbalsamiamo. Allora, io non mi ricordo mai una mazza di come si imbalsa, però c'è scritto ancora. Cucci mandibole. Cucci la mandibola, iniettore ad ago. Espla di fissaggio. Iniettore ad ago, le spi. Ma non ci sono più qua. No. Bisogna cercarle. Per il tutorial. Qua non c'è una mazza. Si vede una mazza con sta luce. Bello il cassetto che si apre così. Già quello potrebbe essere inquietante. Raymond, mi serve davvero la chiave dello scantinato esterno. Abbiamo quasi finito la soluzione detergente. Se hai detto che ne conservi. E hai detto che lì ne conservi un po'. Solo che non ti fidi a far entrare nessuno lì. Ma avere una copia della chiave. Forse è una delle chiavi che abbiamo. Semplificherebbe la vita a tutti. Vabbè. Il mio badge elaborativo. Senza passo. Però. Rebecca, Raymond mi ha chiesto di occuparmi del rifornimento dei prodotti nella sala di imbalsamazione. Ma è così criptico che ho l'impressione di ricevere istruzioni diverse ogni giorno. Mi dispiace se eri abituato a organizzazione diversa. Zoe. PS, puoi chiedergli di non chiamarmi più Zoe? E solo lui chiamo così, a chiamarmi così. Vabbè. Vabbè. Sarà qua allora. Dai. Allora, non mi ricordo. Dunque, questo qua. L'iniettore ad ago. L'iniettore ad ago sarà questo, no? Iniettore ad ago, prendiamocelo. E poi le spille sono queste qua. Setting needles. Spille di fissaggio. Boom, post, via. Tac. Facciamo così. E facciamo così. No. Ma così, così. Tira su, così. Premi. Mi sa che non mi ricordavo una mazza. Ma perché fanno. Perché è per questo che ci sono qua io. Sì, no, capito. Chiudi. Chiudi. There we go. Ok. Via, fatto. Tac. Chi è?
Il dottor Thomas non è al momento in il possessione dott- ah giusto è vero telefono. Il dottor Thomas non è al momento in sede. Hello? Ma si sentiva tipo cigolare. È inquietante. Sì. Ascolta, qua c'è un casino. Aspetta che chiudo un attimo qua che è un bordello. Allora, andiamo avanti. Inserisci il copriocchi per tenere chiuso le palpebre. Questo è il bisturi. Questa è la forbice. Questo è il copriocchi. Me lo ricordo? No, no. Questo è il... Non è il copriocchi. Per pulire la faccia, mi sembra. No, gli è caps. Ma che cacchio d'assistente è sto qua? Copriocchi. Mettine uno, mettine l'altro. No, li devi aprire. Mettine uno e apri l'altro. E i bottoni, questi sono i bottoni. Ok, via. Poi, qua non c'è nessuno? No. Allora, poi, mescola il fluido per l'interno. Qua è un casino. Allora, il glutaldeide. Qua sarà questo, no? Oh, aspettate. Metanolo è formaldeide, vai. Umettante, c'è. Non c'è niente. Ah, perché hai preso quell'altro. Cosa? Quello lì. Ah, il metanolo. Ma quando è che l'ho preso? Metanolo serve? Sì. Metanolo, guarda qua. Sì. Due. Metanolo. Ok. Oh, sembra uno che fa il piscino, Lo dico. Sembra sì. Uno che fa il... L'umettante. Quindi metanolo, umettante, il glutaldeide qua, il formaldeide. Qua io non vedo altri. Forse di lì. Ah, eccolo lì, sì, 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 forse questa. Questo qua e questo qua. Ah, questo qua è la gente, no. No, gente sbiancata no. Il formaldeide, sì. Chi è? Stava un po' scomodo. Oh, questo c'è segni, Sì. C'è segni. Ok. Ok. Questo è... potrebbe essere un bel sintomo per... Potrebbe, gli è comparso lì le croci rovesciate. Cioè, questo cos'è? No. Questo il detersivo. Detersivo, no. Eccolo! Glutaldeide. No, il piscino è fatto. Chi è? Andiamo a controllare, dai. Ma io volevo chiudere prima questo. Devi... Ah, devi mettere il reagente. Ah, il reagente. Qual è il reagente? C'è scritto. No. No. Chi? Apri la cosa. Nel vecchio armadio. Ma qual è il vecchio armadio? Io non ho visto nessun vecchio armadio. Chi è? Ho buttato per... Forse era questo qua adesso.